Altissima adesione allo sciopero del trasporto indetto a livello nazionale da CGIL, CISL, UIL e CISAL. Disagi per i viaggiatori per le manifestazioni che si sono svolte in tutta Italia per il rinnovo del contratto nazionale scaduto il 31 dicembre 2017. In Abruzzo i lavoratori del trasporto pubblico sono scesi in piazza anche per le problematiche dell'azienda TUA. Per quanto riguarda l'azienda TUA, l'azienda regionale, parliamo regionale di trasporto, noi denunciamo un atteggiamento autoritario e diremmo anche autoreferenziale da parte dei dirigenti che in pratica non tengono in considerazione le parti sociali e quindi le rivendicazioni, le sollecitazioni delle rappresentanze sindacali. Ormai ci sono tantissimi problemi che quotidianamente noi solleviamo. Cominciare dalla perdita comunque di 300 addetti dalla data di fusione ad oggi, per le più svariate motivazioni, oltre ai normali avvicendamenti per pensionamenti, c'è stato un ricorso alle subconcessioni e quindi del lavoro che è stato esternalizzato a ditte private esterne, addirittura la maggior parte di questo veniva fuori regione. Quindi, dunque voi cosa temete alla luce di questa decisione? Noi temiamo una continua e inesorabile riduzione dei lavoratori e quindi della presenza dell'azienda pubblica sul territorio regionale. Se pensiamo che ci sono, come abbiamo detto, 300 persone in meno rispetto alla diffusione, ricordiamo che questa doveva essere una delle 5-6 aziende più grandi a livello nazionale, comunque in Abruzzo è la seconda azienda dopo la Sevel. Qui ci sono dei ragazzi, dei colleghi che sono assunti a part time ormai da anni, che chiedono di essere trasformati a full time, invece l'azienda fa ricorso sempre di più alle agenzie interinali e quindi è chiaro che si provoca questo malcontento da parte dei lavoratori.